Salve a tutti amici dei Transformers, da JazzLuca del forum Autorobot.it e benvenuti in una nuova video recensione di Transformers Combiner Wars. È la volta di Sunstreaker, il famoso lince della Generation 1, lince in Italia per via dei nomi della GIG, lince Sunstreaker che è anche il G1, ricordiamolo, è il primo Transformers mai, in quanto tale, della Diaclone, mai fatto, mai realizzato, pensato, uscito. Insomma, è lui. Allora, Sunstreaker Combiner Wars. Come mai c'è il Sunstreaker nel team di Optimus Prime? Nella wave degli Autobot? In effetti, il suo posto dovrebbe essere, visto la puntata del cartone animato famosa Masquerade, quella lì, dove appunto si è preso lo spunto degli Autobot che si uniscono come in un Gestalt imitando Menasor, appunto. Il posto di Breakdown, in quanto Lamborghini, nel cartone animato era presa da Sideswipe Freccia, la Lamborghini rossa. Però per questa edizione di Combiner Wars, del Combiner di Optimus Prime, hanno preso Sunstreaker, la Lamborghini gialla. Chissà come mai, probabilmente perché come la quota rossa, si può dire, del Combiner, era già abbastanza alta fra Optimus Prime, Ironhide e anche Rodimus Legend, quindi magari piuttosto che aggiungere un altro rosso, un altro Autobot rosso, hanno optato più per Sunstreaker, l'Autobot giallo. E anche probabilmente non l'hanno pensata giusta il discorso di utilizzare, come abbiamo visto nella recensione di Breakdown, l'arma manopiede, l'hanno utilizzata come il famoso, famigerato, scusate, iconico anzi, motore posteriore, che appunto è quello che in modalità di auto differisce da Sideswipe. L'hanno utilizzato insomma come aggiunta per ricordare meglio l'originale G1. Se di Breakdown avevo solo tessuto lodi perché appunto l'ho trovato fatto benissimo come auto, sebbene semplice tutto. Sebbene potrebbe anche lui passare per quasi un giocattolone per via anche di sta scritta qua, e anche i particolari sono proprio all'osso, tutto sommato era essenziale, abbiamo detto, con il cofano rosso, anche per la Brezza Nero non è che dia troppo fastidio, in generale come auto, e anche soprattutto la plastica usata. Questo bianco sporco, un po' più sporco, quasi beige, che ricorda perfettamente il G1, e quindi già come auto era davvero ben fatto. Cosa che purtroppo non posso dire invece di Sunstreaker, perché hanno scelto questo orribile giallo neon plasticosissimo, che mi sa che l'hanno utilizzato già quella volta per il Bumblebee Generation, quelli che uscivano con i fumetti, la prima wave uscita il Bumblebee, quello con lo stampo tutto nuovo, insomma. Questo giallo qui, di questa plastica davvero da 2 soldi, mi affossa completamente l'automobile, purtroppo, purtroppo, perché appunto si salva solo cosa? L'alettone grigio. Per fortuna le ruote sono anche qui con i cerchioni metallizzati, insomma argentati. E sì, aiuta un pochino il discorso di avere il motore argentato, il grigio. Però purtroppo i pezzi, ah sì, anche i pezzi rossi qui, che erano gli adesivi, qui, questo modello è abbastanza vecchio, quindi ci manca l'adesivo, ma dovrebbe essere rosso qua, la parte posteriore, a coprire le parti nere. E praticamente
Cos'altro manca? Manca il pezzo nero qua sul tettuccio e soprattutto non è proprio il massimo neanche che i parabrezza siano di questo azzurro metallico, tanto valeva che fosse nero. A plastica a parte basta poco, in effetti basterebbe il set di ReproLabel fatto apposta per questo modellino, da mettere appunto quel pezzo nero qua e anche sui parabrezza, fare il parabrezza nero, per fare in modo che l'auto acquisti un attimino di un po' più di, non dico carisma, insomma, ma comunque che venga resa un attimino meglio, perché tutta così gialla, onestamente, di questo giallo soprattutto, è una cosa che non si può guardare purtroppo. Non capisco perché non l'abbiano fatto con questo bel giallo opaco, non brillante come questo, che era quello del Sun Streaker classico uscito a suo tempo. Forse l'hanno fatto per differenziarlo, forse semplicemente per pigrizia, ma comunque davvero, solo con questo hanno rovinato il modello, a mio avviso, ed è un peccato. La trasformazione abbiamo già visto, è quella down, è comunque diversissima da quella dell'originale G1. Già che ci siamo, trasformiamolo. Che era comunque anche una bella trasformazione per essere il G1 e appunto il primissimo Transformers. Ed ecco qua il nostro lince. Come possiamo vedere, il muso famoso diventa i piedi, Tettuccio resta sul petto e si ribalta il motore posteriore. La trasformazione è completamente al contrario, il rovescio, dato che appunto il muso si ribalta all'indietro. Le braccia sono prese dalle parti laterali dell'auto e la parte posteriore diventa le gambe, con i piedi ricavati anche come coi talloni presi dal coso, dall'alettone posteriore. In effetti ci stava meglio anche proprio side swipe, dato che appunto la trasformazione è ribaltata anche lui. Chissà che non facciano side swipe. Probabilmente, per il momento non se ne sa nulla. Ed ecco il nostro Sun Streaker Lince per i vecchi fan. Sun Streaker che, come robot, innanzitutto, per fortuna, il giallo inguardabile viene attenuato dal nero delle parti robotiche, per fortuna, ripeto, perché almeno quello un po' l'occhio. Il motore abbiamo già visto anche su Sun Streaker, su Breakdown, scusate. Può essere sistemato in diverse maniere, con l'apposito perno sul foro, oppure in questa maniera qua, ruotato col pollice verso il basso, che scorre attraverso questi appositi binari laterali, così. Oppure ancora ribaltando il pollicione, rigirandolo di nuovo e sempre attraverso i binari. Così in questa maniera è più vicino possibile alla schiena il motore. Però c'è il pollicione che è un po' fastidioso, ripiegato così. Vabbè.
Tanto lasciamolo così, dato che ce lo guardiamo per di fronte. Sun Streaker che ovviamente, dato che la trasformazione è completamente ribaltata, cos'ha del G1? Pochissimo. La testa, già partiamo dalla testa, di solito le teste comunque sono davvero ben fatte e ben iconizzate, insomma. Ovviamente la testa di Sunstreaker è quella del G1, come possiamo vedere dai vicini modelli omonimi, solo che non è proprio fatta benissimissimissima. Sembra un po' troppo accennata nello sculpt, non troppo ben definita. Davvero ho visto di meglio negli altri Combiner Wars meno famosi. Basta vedere appunto Swindoll e compagnia, ma anche gli Aerialbot, gli stessi stanti con appunto. Quindi diciamo che comunque appunto il resto cos'è? Il resto è del G1 cosa avrebbe? Appena appena le ruote forse qua sulle gambe. Il motore ricavato appunto, questo è un bel colpo di genio, si può dire, una bella pensata di ricavarlo dall'arma a piede. Nero, qua abbiamo le parti nere sugli stinchi. Queste cosce grigie non è che ci stiano tanto bene, dovrebbero essere gialle, ma fatalità sono grigie anche qui nel Classic. Comunque spezzano un pochino la monotonia del giallo-nero. Diciamo che ci sta bene, dai, anche se non sono fedelissime. Lo sculpt del petto, la scultura del petto è praticamente non c'entra un cavolo, dovrebbe ricordare la pettorina, qui il tettuccio, ma alla fine è appena appena accennato sto robo nero con grigio, con azzurrino, non c'entra un cavolo. Tanto potevano almeno farci la pettorina simile, non dico come hanno fatto su Wheeljack, che hanno rifatto tutto lo stampo, per fortuna anche, però almeno la pettorina qua potevano farla nuova, sinceramente, col minimo di, anche sui vari petti appunto degli altri Combiners Wars Autobot di questa wave. Potevano un attimino sforzarsi, almeno oltre la testa, anche il petto, dato che appunto è completamente diverso, invece che semplicemente farci i colori così. E insomma, praticamente, cosa dire? L'arma, vabbè, anche qui l'arma può anche starci, non è, per fortuna è una di quegli distanti, anche qui non c'entrerebbe nulla, però come arma è carina, quindi gliela facciamo passare, anche se. Dato che comunque fondamentalmente l'originale Sunstreaker non aveva armi, aveva i pugni sparanti e basta, armi impugnabili. Ah sì, anche qui le parti rosse ricordano quelle che dovrebbero essere rosse qui sul modellino, sulle spalle. Diciamo che appunto questa wave di Autobot cerca appunto di catturare semplicemente il carisma degli originali Autobot G1. E un pochino, e anche sì, un pochino ce la fanno anche il discorso di vederli un attimino diversi dal solito, può anche starci, sono comunque tra i più famosi Autobot. Semplicemente solo che potevano almeno sforzarsi di farli un attimino meglio, ad esempio appunto con questa cavolo di plastica cheap, come si può dire, da povera, insomma, il modellino in sé rende proprio maluccio. E ad esempio tocca appunto spendere quei cavolo di 8 dollari in più di adesivi della Repro Label per sistemare un attimino, almeno appunto il discorso dell'auto, dato che vabbè anche il robot grazie al nero può anche farsi vedere così, non è che sia troppo troppo da buttare, ma l'auto davvero invece purtroppo ne perde tantissimo con questo giallo. E con la mancanza, è una cavolata, sì, ma anche la mancanza del pezzetto nero centrale, anche qui non è proprio reso sulla pettorina. Se questi Autobot Combiner Wars sarebbero già superflui di loro, perché appunto servono solo per fare il Combiner di Optimus Prime,
Tanto valeva, cioè, piuttosto che cambiare solamente la testa, era meglio se facevano quel pizzichino di cose in più, che era appunto almeno il petto. Il fatto di trovarsi anche questo qui, che comunque sarebbe quello, secondo mio, a mio avviso, quello, lo Stantic con lo stampo più interessante e e migliore, se me lo fanno anche con questa plastica qui, purtroppo. Cosa dire, l'ho preso apposta per il discorso che il breakdown mi aveva colpito molto bene, però già sapevo, già si vedeva che come plastica per questo Stan Stricker lascia molto a desiderare. Peccato davvero, insomma, potevano un attimino sforzarsi, come già detto, fare la pettolina nuova, almeno quella, anche la testa, fatalità, capisco che sia piccola, capisco che sia particolare questa qui di Sun Stricker perché c'ha le stesse specie di orecchie così, però alla fine insomma ci voleva davvero poco per rendere un attimo più appetibili, anche così di primo impatto trovarsi il robot nella stessa, magari nello stesso scaffale dove c'è un Bumblebee Reed che ha lo stesso tipo di plastica, davvero Bumblebee Reed è una cosa, un Combiner Wars dovrebbe essere un attimino meglio. Davvero un peccato, insomma, occasione sprecata anche. Alla prossima video recensione.